L'unità operativa che io dirigo si occupa già da tanti anni della maggior parte delle patologie otorrinolaringoiatriche. Ci si interessa fondamentalmente di chirurgia oncologica, tumori della testa e del collo e di tutta la patologia infiammatoria, sia nel paziente, nel piccolo paziente, ma soprattutto nel paziente adulto. Nella nostra unità operativa di Otorino dell'ospedale di Cremona accogliamo pazienti che vanno da un'età di 2 anni a pazienti con un'età superiore ai 90 anni. Proprio per questo margine di età la nostra assistenza è molto diversificata, sia da un punto di vista di attività infermieristica vera e propria, ma soprattutto anche per un aspetto psicologico nei confronti dei pazienti. Per quanto riguarda l'approccio al malato di tumore, io sento particolarmente questo impegno, in quanto io stesso sono stato colpito da tumore laringeo all'età di 22 anni e ho fatto questo mio percorso di riabilitazione e questo mio percorso professionale per ovvi motivi. Da circa 15 anni l'unità operativa dell'ospedale di Cremona ha al suo interno la scuola di riabilitazione alla parola, cui accedono gli operati di laringectomia totale e parziale. Il metodo usato a scuola è di far imparare a parlare con lo stomaco di paziente. Il maestro non deve solo riabilitare il paziente dalla voce, ma deve assisterlo, sia lui che la famiglia, per entrare in una vita nuova. Per le diagnosi delle patologie dell'orecchio interno e medio, gli esami più importanti e più comuni sono l'esame audiometrico tonale, l'esame impedenzometrico, l'esame audiometrico vocale. L'esame audiometrico è un esame che serve per determinare la soglia di minima udibilità. Per poter essere eseguito necessita della collaborazione attiva del paziente, per cui può essere fatto a bambini dai 6 anni in avanti e da adulti collaboranti. Per un approfondimento noi abbiamo a disposizione i potenziali evocati acustici e i VEMS che studiano la funzione del labirinto, quindi dell'orecchio interno. Le vertigini è una delle patologie più frequenti e soprattutto in questi ultimi anni, in quanto la popolazione è diventata più anziana. In base all'anamnesi e alla storia clinica del paziente diamo indicazioni a fare eseguire accertamenti medici e strumentali. E quello che ho voluto dare come impronta alla mia unità operativa è un pochino l'approccio umano al problema, perché quando si tratta di patologie molto invalidanti, di patologie che ti cambiano la vita, è determinare per anche avere un messaggio di accoglienza, un messaggio di speranza e di conforto. Il nostro slogan è non dire mai che non riusciremo a parlare.